Oggi abbiamo fatto un sopralluogo qui alla scuola di Poggio di Bretta. La cosa bella è che il cantiere, la fine del cantiere era previsto per fine dicembre, invece grazie al lavoro della ditta e grazie alla dinamicità degli operai, riconsegniamo questa scuola già ad ottobre, però ovviamente faremo il trasloco nelle vacanze di Natale per iniziare il nuovo anno qui nella scuola di Poggio di Bretta. Abbiamo fatto un intervento di miglioramento sismico sulla struttura e sulle fondamenta, quindi un lavoro anche importante, però grazie alla capacità della ditta che ha effettuato i lavori, abbiamo svolto questo importante intervento in grande velocità, quindi già ad ottobre abbiamo già la scuola nuova. È una grande soddisfazione perché dopo l'ordinanza abbiamo avuto un'accelerazione dei lavori, quindi in tempi record già consegniamo la prima scuola dopo il terremoto ad Ascoli Piceno. Allora, la scuola elementare di Poggio di Bretta è una delle prime scuole che è partita con i lavori a seguito del sisma e rientra tra le scuole finanziate con l'ordinanza 109 e poi successivamente l'ordinanza speciale Ascoli. E questa scuola ha avuto degli interventi molto importanti, anche efficaci dal punto di vista strutturale, impiantistico e nell'ambito dell'efficientamento energetico. Tutto per rendere la scuola, oltre che sicura, confortevole per l'ingresso dei ragazzi.